Carissimi, ci tenevo proprio a celebrare questa messa in suffragio del padre Cipriano De Meo, il decano degli esorcisti mondiali, cioè colui che è stato, fino a che non è salito al cielo, l'esorcista che ha esercitato da più anni, vivente, non solo, ma io credo in assoluto sia stato il sacerdote che nella storia della Chiesa Cattolica, almeno penso così, aspetto una eventuale smentita, nella storia della Chiesa Cattolica è stato il sacerdote che ha esercitato per maggior tempo il ministero di esorcista. E ci tenevo proprio come un fatto personale, poi vabbè, abbiamo voluto trasmettere con una, così un po' i responsabili del gruppo Cuori Puri, abbiamo voluto trasmettere in diretta in questo gruppo, grande gruppo che promuove la castità prematrimoniale, la purezza dei giovani prima del matrimonio, ma in realtà è un fatto mio interiore, ma ho voluto fare questa messa come tributo di gratitudine anche per Ania, perché Ania è quella di Novska e io abbiamo ricevuto tantissimo da padre Cipriano De Meo. Ed è significativo che egli aveva iniziato il suo lunghissimo ministero di sacerdote che con il mandato della Chiesa proferisce esorcismi e combatte in prima linea il demonio. È significativo che egli lo avesse iniziato proprio alla vigilia della festa dell'Immacolata Concezione. Maria è stata preservata dal peccato originale. Lei, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, è piena di grazia. Piena vuol dire come un vaso colmato dell'acqua dello Spirito Santo fino all'orlo, neppure uno spazio, per quanto piccolissimo, della sua vita è stato privo della grazia di Dio. Quindi la Madonna non ha mai conosciuto il peccato personale, ma non ha conosciuto neppure il peccato originale, cioè quella macchia che gli uomini e le donne contraggono per il fatto stesso di nascere esseri umani, e per la colpa commessa dai nostri progenitori, per istigazione del maligno. E in virtù di questa colpa originaria, il demonio può vantare dei diritti sulla natura umana, ma in Maria non è stato così. Naturalmente lei è stata immune dal peccato originale non per virtù propria, non per propria bravura, ma per virtù dei meriti di Gesù Cristo, in vista del sangue di Cristo che sarebbe stato versato sulla croce. E perché tutta la storia umana converge nel mistero di Cristo e tutto quanto c'è di buono nella natura umana è un dono di Cristo, anche ciò che era prima di Cristo, anche ciò che non ha coscienza di essere collegato a Cristo, dipende tutto da Lui, tutto dal suo sacrificio e dalla misericordia che la Santissima Trinità nell'incarnazione del Verbo ha voluto riversare prima, dopo e durante il fatto puntuale della sua incarnazione. E non solo, ma in un certo senso l'Immacolata Concezione della Madonna, il fatto che lei senza peccato sia personale sia originario, è esigito dalla natura dell'opera di Cristo. Cristo è il Redentore, Cristo è il Salvatore, ma egli è il Redentore perfetto.
Se noi guardiamo la nostra vita, no? È sempre la nostra vita un miscuglio di chiaroscuro, di grigio, un grigio che non è né nero né bianco. Ci sono buoni propositi, ma poi cadiamo sempre. Ci sono buone virtù, ma poi ci sono anche vizi profondi. Ci sono ferite in tutte le vite umane. Anche nelle vite dei santi ci sono piccole macchioline. Ma Cristo è un Redentore perfetto. Per cui ci doveva essere una creatura in cui tutta la potenza della sua redenzione doveva risplendere al grado massimo, al punto che nessuna macchia, nessun peccato, neppure un momento della sua vita, neppure un centimetro della sua vita fosse stata macchiata da Satana, dal serpente antico. Ecco, la missione di Cristo, proprio perché è una missione perfetta, esigiva una vita, una esistenza completamente santa. E questa esistenza è l'esistenza di Maria. Questa esistenza è l'esistenza della sua santa madre. E la Madonna naturalmente ha ricevuto tante grazie in virtù della sua chiamata ad essere madre di Dio. Quando uno riceve una vocazione, riceva nello stesso pacchetto, potremmo dire, di questa vocazione, anche tutte le grazie che sono necessarie per rispondere a questa vocazione. Ora Maria era chiamata ad essere madre di Dio e ci voleva una santità eccelsa, perfetta, una redenzione assoluta nella sua vita per rispondere a questa chiamata ad essere la Theotokos, la Theotokos, cioè la genitrice di Dio, perché il bambino che sarebbe nato da lei, che poi sarebbe morto in croce da adulto e sarebbe risorto, era lo stesso Dio. Quindi c'è un'inimicizia inconciliabile, una inimicizia militante tra questa donna e il serpente, tra Maria e Satana. Non peraltro la Madonna è apparsa, per esempio, a Rio di Ubacca, ed è rappresentata tante volte come colei che schiaccia la testa al serpente. E attenzione, nei disegni di Dio deve essere una creatura a sconfiggere il demonio che è una creatura. Lo vedo io negli esorcismi, ma ne può fare esperienza ogni esorcista, lo può insegnare, che il demonio chiama se stesso come Dio e che il suo vizio preminente e originale è la superbia. Allora, se lui fosse sconfitto da Dio, questo sarebbe anche qualcosa che lui potrebbe in qualche modo accettare. Ma il fatto che sia una creatura tutta santa, come la Madonna, a sconfiggere con la sua umiltà, con il suo piede nudo, cioè con la potenza, con la virtù di Dio, questo serpente repellente, è una vittoria ancora più schiacciante, un trionfo ancora più grande da parte di Dio. Ed ecco che il padre Cipriano, nemmeno casualmente, ma il caso è il nome che talvolta in modo anonimo assume per coprirsi la provvidenza di Dio, casualmente inizia il suo ministero con il permesso del vescovo, la vigilia ai primi vescovi della festa dell'Immacolata del 1952, pensate un po'. E inizia questo ministero luminoso. Ecco, chi ha incontrato padre Cipriano non è stato più quello di prima. Soprattutto io ritengo una grazia unica e singolare aver potuto partecipare alle sue messe. Chi entrava in quelle messe, se era ateo, ne usciva credente. Mi ricordo un giovane che mi ha detto, io ho cominciato poi a portare anche i giovani a queste messe, un giovane mi disse che dopo aver partecipato a quella messa, adesso lui lavora a Roma, mi
diceva, quando mi viene qualche dubbio se Dio esiste, penso a quella messa a cui ho partecipato e mi passa il dubbio. Un'altra volta, un giovane evangelico che portai per fargli fare esperienza degli esorcismi, mi disse, in quel momento, in quella messa, ho capito che la Madonna non solo esiste, ma che opera sul piano soprannaturale, così anche i santi. E un altro giovane, che adesso lavora a Torino, mi disse, è l'esperienza più forte che io abbia mai fatto nella mia vita. In modo particolare era un'esperienza singolare, la consacrazione del pane e del vino durante la messa, perché lì si vedeva come un riflesso delle messe di Padre Pio. Si sentiva proprio che era carne e che era sangue quello che viene consacrato durante la messa. Padre Cipriano era un uomo di fede e accendeva la fede negli altri, non solo, ma tutti lo conoscevano e lo riconoscevano come una roccia, non solo per la sua salute veramente rocciosa, perché fino mi sembra a 94 anni non ha preso neanche una pastiglia, se non quella per il glaucoma degli occhi, ma era roccioso perché per lui le verità di fede erano indiscutibili. Egli credeva nelle verità della fede cattolica così come era, anche nella verità dell'esistenza del demonio, perché ci sono tanti cattolici e purtroppo anche ecclesiastici che purtroppo non credono che il demonio esista. Ma nel rapporto tra noi e Dio c'è un'interferenza che è quella del maligno. Noi non sappiamo perché Dio permetta al demonio di agire nella vita dell'uomo e nella storia della salvezza. Glielo chiederemo quando saremo con lui faccia a faccia, ma fatto sta che esiste, e basta guardare il mondo, basta guardare la Chiesa, basta guardare la nostra vita. Non c'è una forza che ostacola il nostro desiderio di bene, non esiste forse, non facciamo esperienze di un qualcosa che ci tormenta e ci molesta. Quanto più noi ci avviciniamo a Dio, tanto più diventa feroce, pungente questa forza che noi conosciamo per noi, sappiamo che è stata, ma tutti la sperimentano. Padre Cipriano de Meno fu iniziato all'esorcistato da Padre Pio da Pietrelcina. E Padre Pio portò questa donna che era spiritata, Padre Pio gli dice, figlio mio, ma io ne ho già tanto di anni. Dice, padre, ma io ho un po' di timore, era giovane. Dice, ma dai, non ti stancherai, perché io pregherò per te. E questa parola non si è stancata mai. È stato roccioso, dicevo, è stato un uomo di ferro, un uomo di diamante, sia come preziosità di valori e di virtù umane, e sia come santità di vita. Sì, lo possiamo dire, senza anticipare il giudizio della Chiesa, che per noi, Padre Cipriano, è stato un santo. E la sua forza da dove veniva? Sicuramente dall'Eucaristia, ma da un'altra cosa, vedete un po', vediamo un po' di analizzare, non va niente che oggi sono più lungo, ecco, però è dalla Chiesa. E uno dei segni più consolanti e più belli della Chiesa è l'intercessione dei santi. E lui lo diceva, dicevo, mi meraviglio stesso quanti santi e quante anime di defunti mi proteggono e pregano per me, perché poi durante gli esorcismi queste cose si vedono. Perché i defunti ci vengono ad aiutare durante gli esorcismi, i santi ci vengono ad aiutare durante gli esorcismi. Ecco, l'esorcismo è una strana esperienza, vedete, è anche paurosa in sé per sé. Però è un qualcosa che rafforza la fede, perché quelle cose che per noi
mente o sono solo sul foglietto della messa quando recitiamo il credo. Noi le sperimentiamo come vere, reali, vive durante l'esorcismo. Ecco, nel mio primo libro, proprio sul padre Matteo Lagnone, che poi ha riscoperto padre Cipriano, io ho scritto che l'esperienza di esorcismo è un'esperienza che ognuno dovrebbe fare almeno una volta nella sua vita per rafforzarsi, per diventare forte. E vedete che io dico quest'altra cosa e poi termino. Ultimamente il cardinal canta la messa, sapete, quel cappuccino che appare, quel cappuccino era anche padre Cipriano, che appariva in televisione, molto famoso, insomma, è diventato cardinale. Gli ha chiesto al Papa di poter diventare cardinale senza diventare un signore vescovo. E il Papa l'ha accontentato. E lui, venerdì scorso, ha fatto un insegnamento bellissimo. E però, ecco, lascio stare tutte le cose che ha detto. Lui ha detto una cosa: dice, il nostro tempo oramai vive nell'indifferenza. Dice, però c'è un ambito che noi possiamo sfruttare per evangelizzare, che non è un fatto che questo mondo prende con indifferenza, ed è la morte. Dice, la morte no. Dice, noi possiamo parlare di matrimonio, possiamo parlare di carità, possiamo parlare, ma sì, dice, ma quando la morte, la malattia, come in questo tempo ti tocca, nessuno è indifferente. Vedete che la stessa cosa vale per il demonio. Hai voglia tu a dire ai giovani, ma stiamo insieme, ma discutiamo, ma venite in chiesa, indifferente. Perché? Perché il grasso è arrivato dalla carne, perché stanno troppo bene. Ma quando inizi a parlare del demonio, a farceli dire, alza la mente, non sono indifferenti. Vedete che questo mondo secolarizzato, edonista, perduto nei piaceri, però non si rende conto di una cosa, che avete ragione, sto andando molto, avete ragione, ma questo mondo che ha abbandonato la pratica cristiana, che non si impressiona più davanti a niente, no? Non si rende conto che licenziando Dio si espone nuovamente alla paura dei demoni. La fede cristiana ha liberato il mondo dalla paura dei demoni, dalla paura del male, dalla paura del male irrazionale, dalla paura di questa realtà misteriosa ma inquietante, che di cui comunque prima o poi qualche volta facciamo esperienza, o nei sogni o nella vita, c'è una cattiveria, c'è una negatività, c'è una tenebra nel mondo che non può essere spiegata razionalmente. Che solo la fede ci fa chiamare con il giusto nome di demonio, e che solo la fede cristiana è capace di combattere. Vedete, la realtà del demonio è inquietante, ma è un'occasione, una circostanza formidabile per evangelizzare. Padre Cipriano l'aveva capito, padre Cipriano ha vissuto questo mistero. Padre Cipriano ripeteva sempre che se voi rinunciate a Dio, voi non mi dovete venire a dire che avete paura del demonio. Padre Cipriano diceva che voi non credete a nulla, e perché avete paura di partecipare, di assistere a un esorcismo? Carissimi fratelli e sorelle, noi possiamo avere anche una punta di paura o di inquietudine, ma poiché c'è l'Immacolata con noi, che ci copre con il suo manto, poiché noi stiamo sotto le mani e tra le braccia di un bambino, di questa donna tutta vestita di sole e di candore, poiché il sangue di Cristo ha reso candide le vesti dell'Immacolata,
immacolata, poiché il figlio l'ha redenta prima ancora di nascere da lei, possiamo stare tranquilli. E tu, Padre Cipriano, dal cielo, dove crediamo piamente che tu sei salito, ecco, prega per noi, perché sappiamo vivere come te l'integrità della fede cattolica e costruire la nostra vita rocciosamente sulla quella roccia che è Cristo, da cui percossa dalla lancia, questa roccia ha dato l'acqua dello Spirito e il sangue della remissione dei peccati. Così sia. Amen. Credo.